Allora, con Santino Coppa proviamo un po' a fare il bilancio di questa settimana di allenamenti in vista del nuovo impegno. Terza di campionato con Pozzuoli, che indicazioni dalla scorsa gara? Sicuramente positive, anche se non siamo riusciti a portare a casa il risultato, ma sarebbe stato forse un po' troppo per il momento di forma che attraversiamo. È chiaro che noi abbiamo iniziato la preparazione in ritardo e con sole tre giocatrici, poi la squadra un tassello alla volta è stata costruita, probabilmente manca ancora qualcosa che riusciremo a colmare nella prossima settimana. E quindi adesso... Una squadra comunque reattiva. Sì, una squadra che di fatto poi ha perso veramente la gara negli ultimi 3-4 minuti, perché poi per il resto abbiamo subito un parziale nel primo quarto e poi siamo stati lì, ma a circa 3 minuti dalla fine 6 punti sotto con un tiro che se andava dentro forse poteva cambiare la storia della gara, ma così non è stato. In ogni caso tutto è fisiologico, non ci aspettavamo nulla di più e adesso siamo pronti per partire alla volta di Pozzuoli. E sicuramente anche qui fuori casa una squadra che anche essa è assetata di punti, 0 punti anche per Pozzuoli, una partita che magari avrei voluto affrontare un po' più in là, ma il calendario è stato inesorabile. È chiaro che speriamo e puntiamo a portare a casa i primi 2 punti, anche se sappiamo benissimo che non sarà facile. Però adesso veramente abbiamo in mano il materiale per poter far bene, per poter costruire la squadra, i tempi sono quelli che ci vogliono, ma presto vuol dire entro un mese avremo finalmente un volto ben definito e saremo in grado di dare le dovute soddisfazioni a noi prima che lavoriamo e che veramente con grande impegno e poi al nostro pubblico, a chi ci segue, che ci segue con grande interesse e con grande affetto. Allora, Valentina Donvito, un debutto qui a Priolo, ma anche se, come dire, con le squadre di Serie A è quasi come essere a casa propria, come è iniziata questa esperienza? Beh, non nel migliore dei modi perché non abbiamo ancora fatto risultato, però come esperienza sono molto contenta di essere qua, mi trovo bene. Anche con la squadra, l'unica cosa che ci manca è il risultato, che speriamo arrivi domani e poi dopo le cose si metteranno a posto, troveremo la sintonia in campo, avremo la tranquillità per lavorare meglio e bene. L'anno è lungo, quindi ne abbiamo bisogno. Secondo la tua esperienza, che cosa manca ancora a questa squadra? Beh, a parte che tutte le squadre di Santino ci mettono un po' a carburare, sono un po' diesel, quindi il girone di andata non fanno mai grandi risultati, è sempre più difficile incontrare il ritorno e penso che valga anche per noi perché siamo appena all'inizio, io sono appena arrivata, dobbiamo ancora creare la sintonia in campo, conoscerci, c'è bisogno di tempo e di lavoro in palestra. Una previsione al volo per Pozzuoli? Beh, spero che non porti sfortuna, ma non possiamo fare altro che vincere, non abbiamo alternativa.